schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi andremo a vedere il glitch dei soldi da fare da soli e farlo in maniera continua, ragazzi, senza sbaggarsi. Allora, io continuo a farlo su queste attività e vabbè, adesso vi vado a spiegare. Innanzitutto dovete fare due volte, tentare di unirvi a un colpo Domus Dei, e quando vedete in basso a destra il caricamento dovete andare avanti come ho appena fatto io. Allora vi spiego, io continuo a farlo con queste gare qui, però ho visto dei video in giro, ho sentito in giro in pratica che queste gare a volte non funzionano e non vi si bugga, quindi fatelo anche con gare quelle rosa per esempio, che non danno RP doppi. In pratica ho sentito che se la gara paga RP doppi non si bugga, però a me non è successo così, ho continuato a farlo lì su quella gara e funziona perfettamente, quindi io vi dico quello che sento in giro. Allora, una volta che vi siete buggati, ragazzi, dovete avere ovviamente un veicolo speciale, che sia il Blazer Acqua, che sia il Rambuggy, che sia quello, qualunque cosa che entri dentro lo Santos Custom, veicoli speciali che entrano dentro lo Santos Custom. Una volta che siete entrati nello Santos Custom, fate un cambio targa e vi dirigete dove state duplicando. Io in questo caso, ragazzi, sto facendo, diciamo, un glitch nella clubhouse per duplicare le moto e me ne vado alla clubhouse. Come vedete in mappa il Blazer Acqua non c'è. Entriamo nella clubhouse, ragazzi. A questo punto, una volta entrati nella clubhouse, prendiamo la moto che vogliamo duplicare. Ragazzi, io in questo caso vado a duplicare la Diabolus, perché comunque è una delle moto che paga di più, e la metterò a posto di una di queste Diabolus viola, perché non ho voglia di stare a comprare i Vespini, quindi faremo così. Allora, entreremo dentro lo Santos Custom, dentro l'officina, insomma, non dentro lo Santos Custom, specifichiamo, e faremo un cambio luci o un cambio di qualcosa. Dobbiamo cambiare qualcosa, ragazzi, anche la verniciatura, la targa, se ce l'avete, ovviamente, se ce l'avete cambiatela. E mi raccomando, fatelo con targa personalizzata, soprattutto. E una volta cambiata, tornerete nell'officina e come vedete si è sdoppiata. Andate al punto azzurro e fate un cambio di posto da quella che avete appena doppiato su una Faggio. Io la metto qui su un'altra Diabolus, perché come ho detto non c'avevo voglia di comprare Faggio, però voi fatelo con le Faggio. Quindi a questo punto, come vedete, si è spostata. Prendiamo quella che è rimasta lì di lato. Entriamo nell'officina, ragazzi, e una volta nell'officina ci sbatterà automaticamente fuori, perché giustamente c'è il bug. Quindi quando saremo fuori, l'unica cosa che dovremo fare è alzare il telefono, avviare il colpo di Lester, perché comunque ci servirà un colpo di Lester per portare fuori questo veicolo dalla clubhouse, altrimenti non potremo tirarlo fuori dalla clubhouse. Anche perché, ragazzi, se uscite da qualunque garage con un veicolo mentre siete buggati, vi sbuggate. Questo ve lo dico in anticipo, però penso che è una cosa che sappiate già tutti. Quindi a questo punto, quando siamo spawnati nel nostro appartamento, come avete visto abbiamo ancora lo stile buggato, l'unica cosa che dobbiamo fare è uscire dall'appartamento e andare a prendere la moto che abbiamo in strada, ragazzi. Vedete che lo stile è ancora buggato. Torniamo alla clubhouse e la moto è nostra, ragazzi. Andremo a sostituire questa moto con una Faggio che abbiamo nella clubhouse. Io in questo caso la vado a sostituire con un'altra Diabolus, perché comunque, come ho già detto, non avevo voglia
di comprare faggio, non mi andava di stare lì ad aspettare la faggio che arrivava, e quindi vado a sostituire con questa Diabolus. Vado a ripetere nuovamente il glitch, ragazzi, giusto per farvi vedere come va. Quindi a questo punto, ragazzi, per ripetere il glitch, perché siamo ancora buggati, vi basterà uscire fuori dalla clubhouse e ripetere il glitch. Ora andiamo. Quindi, una volta che sarete fuori dalla clubhouse, sarete ovviamente ancora buggati, perché siete ancora buggati, vedete? L'unica cosa che vi resterà da fare è chiamare il Blazer Acqua oppure il Ramp Buggy oppure il veicolo che volete voi. Ovviamente deve essere un veicolo che entra nello Santos Custom. Questo ve lo ripeterò ancora una volta. Io mi metto di schiena perché solitamente mi spawna sempre dietro. Quindi vedete, non è né a destra né a sinistra. Se vi mettete di schiena, il Blazer vi spawna dietro. Vi dico ciò perché in mappa non si vede, quindi è l'unico sistema per capire velocemente dove cazzo spawna sto Blazer Acqua, insomma. Tornate allo Santos Custom, fate il solito cambio targa. Una volta che avete fatto il cambio targa, ritornate alla clubhouse e continuate a fare il glitch, ragazzi. Madonna, sto Blazer Acqua lo odio, è qualcosa di allucinante. Boh, è un po' come tutti i quad, seguite un po' di merda. Quindi a questo punto rientriamo nella clubhouse e andiamo a ripetere il glitch, ragazzi. Questo è per quelli che ieri mi avevano commentato, che non ho potuto rispondere comunque. E quindi vi rispondo oggi direttamente con il video, ragazzi. Poi risponderò anche ai vostri commenti senza nessun problema, perché come sapete io rispondo comunque a tutti. Però giustamente se non mi vedete sul canale è perché non ci sono, quindi non rispondo. Quindi una volta tornati nella clubhouse, prendete il veicolo, entrate nell'officina come ho appena fatto io, fate un cambio di qualcosa. Mi raccomando sempre la targa, che è meglio, possibilmente personalizzata. Dopodiché fate uno scambio veicoli all'interno della clubhouse dal punto azzurro e prendete il veicolo che è rimasto lì e rientrate dentro l'officina, ragazzi. Qui mi è salita su un altro veicolo, comunque va bene. Rientrate dentro l'officina, come prima vi sbatterà fuori automaticamente. Non farete nulla voi, in pratica farà tutto il gioco. Sarete nuovamente fuori nella clubhouse e qui dovete avviare semplicemente il colpo di Lester, ragazzi. E basta, avviate il colpo di Lester, vi ritroverete nel vostro appartamento, sempre completamente buggati, in maniera tale che voi possiate ripetere in continuazione il glitch, ragazzi, tutte le volte che vogliate. Boh, non lo so, mi sa che ho sbagliato un congiuntivo. Tutte le volte che volete, no, che vogliate, non so sa che cazzo ho detto. Vabbè, va, mi parola alieno quello di Paolo Bonolis. Bah, vabbè, comunque sia, con questo metodo potete ripetere tutte le volte che volete il glitch. Che altro dirvi, ragazzi? Approfittate di questo glitch perché speriamo che duri ancora un pochino. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. See you.